Benvenuti alla 14ª parte di The World Ends With You. Questo è il giorno 7, l'ultimo giorno, e se non sbaglio bisogna andare qui sopra. Ora, probabilmente ho sbagliato. Ma tu che cosa vuoi? 6 giorni e siete ancora vivi, sono impressionato. Un Reaper. Ehi, libera la strada. Abbiamo fretta. Oh, libererò la strada. Da voi, ovviamente. Cosa? Da quando i Reaper ci attaccano così? Ah, comunque, se lo state notando, la spilla si è evoluta. Di nuovo. Ci sta diventando potentissima quella spilla. Questo si era preso un cartello. Perché aveva preso un cartello? Oh cacchio. Questo mi sembra grosso. Oh cavolo, si è preso una macchina. Non mi schiacciare, ti prego. Ah, non è. Ah, ma è un boss questo. Ah, ok. Chi se n'era accorto che questo era un boss? Allora, questa skit. No, maledetto. Vieni giù, maledetto. No, perché non è partita? Non è partita in tempo. Allora, come vita? Me la sto cavando abbastanza. Oh, ca... Dai, colpito. E ora se ce la faccio. Ok, gli ho dato qualche colpo. E voi non rompete. Allora, quando sento urlare vuol dire che sta arrivando. Pozione. No, avevo sentito il verso ma non è arrivato. Dove è finito? Ehi! Boss? Oh, cazzo! Era un autobus quello! Maledetto! E da dove l'ha preso l'autobus? Dai, passa, forza. Ora ti faccio male. Ah, sei quasi morto, eh? Pozione di sicurezza. Morto. Non era molto difficile a dire il vero come boss. Era più che altro difficile da colpire. E lanciava gli autobus, ma questo è un dettaglio trascurabile. Oh, spilla aumentata. Una spilla ha raggiunto il grado master. E ne ho ottenuto un'altra da livellare. C'ho più spille da livellare che soldi da guadagnare. Tocca uno spazio vuoto, sì. Dannazione. Abbiamo perso tempo. Spero che Bit stia bene. Preoccuparsi non lo salverà. Andiamo, siamo ancora in tempo. Giusto. Finiamo il loro gioco. Il giorno 7 è così noioso. Non sono rimasti molti giocatori, lo sai? Vedi? Ecco perché vado con calma. Lavora troppo e rimarrai senza lavoro. Yeah, abbiamo accumulato un sacco di punti questa settimana. E al settimo giorno ci si riposa. Il primo giorno di lunghe ferie, spero. Io. Questo è Bit? Chi è là?
Tu. Beat, ti stai mettendo contro due persone pericolose. Abbiamo incenerito il tuo partner. Ora dovresti essere soltanto fumo. Hai fatto un altro patto? E quindi? Quindi, cioè, e allora? Sei assetato di vendetta? No. Eh? Allora cosa vuoi? Non è assetato di vendetta, che vuole? Risposte. Ditemi ciò che devo sapere. Sei consapevole che non sei nella posizione giusta per fare richieste? Potrei cancellarti con un semplice gesto. Va bene, Skulls. Tu chiedi pure, forse noi risponderemo. Ehi, Caria! Che cosa serve? Come fate voi, Reaper? Come fanno loro Reaper a fare cosa? Comunque ho sbagliato tasto. Dovevo sostituire la spilla che è arrivata al massimo con... No, questa manca molto poco per salire, quindi prendo questa. Salviamo dopo il boss. È sempre lecito salvare dopo un boss. Anche prima, se ci riesce. Allora, vediamo un po'. Credo di dover andare qua. Sì? Il Game Master è più avanti. Finalmente. La fine si avvicina. Non credo proprio. È stato incredibile, eh? Il tempo passato nell'UG. Ma ho imparato qualcosa su di me. Quanto ero stata fortunata. Davo ogni giorno per scontato. Svegliarsi, andare a scuola, parlare con Eri. Andare a casa, mangiare, guardare la TV e poi crollò tutto. Era tutto così normale. Non la consideravo una vita. Ma questa settimana mi ha risvegliato. Mi ha fatto sentire viva. Più di quanto lo fossi quando lo ero veramente. Più di quando lo. Di beh. Più di quanto lo fossi quando lo ero veramente. Il meglio deve ancora venire. Quando vinceremo e torneremo in vita? Neku. Grazie per questi ultimi 7 giorni. Sei stato veramente un buon partner. Tienitele per quando vi. Ah, perché non riesco a leggere? Tienitele per quando avremo vinto, ok? Pronta per il grande capo? Ci puoi scommettere. Ehi, se ce la facciamo, incontriamoci nell'RG, tu, io e Bit. Potresti non riconoscermi, quindi. Ci sono. Porterò Mister Mew con me. Potremmo essere di nuovo una squadra. Mister Mew è il personaggio più epico dopo il Game Master. Ci penserò. Cioè, Mister Mew non dice nessuna parola, ma già la posa che c'ha nello schermo inferiore è epica. Ci penserò. Ok, terminiamo il gioco. Terminiamo il gioco, più avanti. Credo che sia quello grosso. Siete in ritardo. Ci ho azzeccato. Peccato che io abbia preparato la tavola prima di cucinare il piatto principale. Non siamo noi quelli sul menù. Ci sei te. Ah, buongiorno, giovane ragazza. Aspettavo questo giorno. Cosa è successo? La gelosia nel tuo cuore, la mia spezia segreta, è sparita. Hai perso l'appetito? Ma eri verde di invidia, invidiosa di una piccola castagna? Boh, di una piccola castagna dorata, così dolcemente gelosa. È vero, ero gelosa.
Ecco perché sono fortunata. Serve un amico fantastico per renderti gelosa. Perciò puoi prepararti a perdere. L'hai detto? Giuro che riavrò la mia vita. Eri sta aspettando nell'RG e tu? Tu non ti metterai sulla mia strada. Sei andata a male, giovane ragazza. Ma non importa. Un vero cuoco può improvvisare un pasto gustoso, anche con ingredienti di peggior qualità. Mister Kitanigi mi ha dato una ricetta e ho intenzione di cuocerla. Ora, preparatevi a diventare un involtino al tonno piccante. Mi dispiace che dopo questa battaglia non sentirò più le tue battute. Oh mio... Non devi crescere per forza così tanto! Calmati, calmati. Mi sembra un tizio pericoloso. Vai, picchia. Però non si muove. Ora mi sa che si muove. No, calmati, calmati. Aia. Ah, sono entrato in una specie di seconda fase. Allontanati da lì sotto. Occhio, gli ho fatto male. Ah, sto usando sia Shiki che Neku nello stesso tempo, di solito non lo faccio. Il fatto è che con Shiki riesco a colpirlo sempre. Perché sta piovendo? Dai, che manca poco. Oh cavolo, pozione! Pozione! Perché ogni tanto le pozioni non si usano? Dai, dai, dai! Ce l'ho fatta! Per pochissimo, ma ce l'ho fatta. Alla fine è diventata una battaglia a chi moriva prima. Ah, ce l'ho fatta di pochissimo. Ah, grado B, non mi interessa grado B. Poteva essere anche grado Z, ma ce l'ho fatta. Sto fino uno spazio vuoto. Sì, vabbè. Aumenta la difesa. Me la potevano dare prima. Indigesti! Ho perso. Ben fatto, giovane ragazza. No, non morire, sei troppo epico per morire. Game over. Perché ho fatto la voce sua per Neku? Tutto qui? Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Wow, ora ritorneremo in vita. Cosa sta succedendo? Shiki? Non penso che questa luce porti male. Yeah, assomiglia molto a una pacca sulla spalla. Un caldo ben tornato al mondo dei viventi. E tu hai detto Shiki? Neku, è la prima volta che usi il mio nome. Davvero è la prima volta che la chiama per nome? Oh, davvero? Neku, ci rivediamo dall'altra parte. Sai dove incontrarci? A Chico. Akiko, va bene. No, Achiko si diceva. È un appuntamento?
Quindi. Oh, tolgo il mouse. Ma questa non è la scena iniziale. Perché? 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 Perché cosa? Capitolo 7 chiuso, ok. Salviamo. E sai che mi sa che se non avessi avuto questi oggetti sarei morto. Ma non c'è più Shiki. Quindi, il primo giorno, è tornato tutto da capo. L'incrocio pedonale. Si aspetta che io ricominci? A che diavolo è servita la settimana scorsa, allora? Va bene, qual è la missione? Non intendo perdere. Non ora, non ne ho intenzione. Gioco 1, x uguale 30 più 74. 104. T uguale 60 minuti. Gli irrazionali saranno distrutti. Non l'ho capita bene. Ecco il timer. Lo stile della missione è diverso, x uguale 30 più 74. Ah, vabbè, 104. Stanno dando i compiti di algebra adesso? La scorsa settimana abbiamo sconfitto il GM. Forse questo è il sostituto del tipo grosso. Quindi devo aspettarmi gli stessi scherzi. Devo stare concentrato. E rimanere vivo, la posta in gioco è troppo alta. Prima cosa ho bisogno di un partner. Il giocatore più forte che riesco a trovare. Akiko, Achiko. Troverò per forza qualcuno di utile lì. Se lo dici tu, andiamo a vedere. Ah, che razza di scherzo. Si aspettano che lavoriamo anche questa settimana? Rassegnati. Non vuoi dei punti extra? Anche se è un po' strano fare 2 settimane di fila. Credo ci sia la prima volta per ci sia la prima volta per ogni cosa. Non proprio la prima. È stato molto tempo fa comunque. Probabilmente non ce l'hai ancora, pulcino che non sei altro. Pulcino? Sono qui da 2 anni e sono un pulcino? Da quanto tempo è che ci sei dentro? Sentiamo. Dettagli. Comunque, cosa credi che voglia che il GM voglia? Parla Shiro. Cosa? Vuoi che facciamo cosa? Tranquilla, sorella. Quali sono le direttive? Aspettare, dobbiamo soltanto rimanere qui. È un insulto. Datti una calmata prima che ti esploda una vena. Non vedo il problema, questa è la nostra settimana libera dopo tutto. Ah, ecco perché odio i suoi modi di fare. Davvero? A me piacciono abbastanza. Come può piacerti? È solo una grande criptocasinista, mi sta sulle scatole. Non può farne a meno. Sono sicuro che abbia elaborato un folle piano. Qualcosa di impensabile dalla gente comune, come me e te. Intendo, andiamo. È quel tipo di genio folle che fa roba come questa. E che cos'è quella cosa? Una scultura moderna? Ok, vediamo, c'è qualcuno. Oh, e quello chi è? Andiamo, ci deve pure essere qualcuno. Ne ho bisogno. Devo vincere. Per il suo bene e per il mio. Ora sforzati, devo trovare un tipo forte. Scusate una piccola interruzione. Questo è un nuovo tipo di noise. Noise granchio. Noise. Dannazione, non posso fare molto da solo. Non c'è nessun. Eh? Cos'è stato? Questo è quello che c'era. Nell'intro, tipo. Un patto. Con chi?
E questo qui è. Boh. Fatto sta che è arrivato proprio al momento giusto. Muori anche tu. È stata una battaglia facile, ma questa spilla qui la dovevo togliere. Uno perché è aumentata di livello, due perché non riesco a usarla bene. Sono presenti 5 carte numerate sullo schermo superiore, da destra a sinistra, abbina i valori. Ah, questa è la fusione. Controller giù per. Aumenta il livello massimo di fusione. Molto piacere. Ma chi? Il mio nome è Yoshiya Kiryu. Ma mia madre e mio padre mi chiamano Joshua. Perché? Non c'entra niente con Yoshiya o Kiryu, perché vabbè, lasciamo stare. Per favore, non dirmi. Credo che anche tu possa chiamarmi Joshua. In quanto pare che tu sia il mio caro partner. Il tuo cosa? Questa mezza tacca è il mio nuovo partner. Vabbè, questo è un pensiero. Sembri proprio essere esperto al gioco, quindi mi sono solo aiutato. Un esperto? E come puoi dirlo? Ti stavo osservando, sciocchino. Molto impressionante comunque. Ah, anche lui era un giocatore, la scorsa volta? Ma aspetta, no, non c'era nessuno come lui alla fine. Chi diavolo è questo ragazzo? Un nuovo giocatore? Oggi è il primo giorno. Prendiamocela comoda, eh? Perché non cominciamo scansionando la zona partner? Va bene, c'è qualcosa in lui di irritante. A me mi irrita quella spilla inutile, tolta. Tacco uno spazio vuoto per far cadere un masso in tale posizione. E questa cos'è? Profilo uno spazio vuoto per creare un terremoto, infligge danno e qualche volta immobilizza i nemici. Sinceramente, questa. Che voglio provarla. Questa è quasi al 10. Si può evolvere questa? No, non si evolve. Attacco 75, mica male. Ok. Dov'è che dobbiamo andare? Cosa c'è? Non dirmi che hai dimenticato come scansionare. Tocca la spilla del giocatore, semplice, eh? Guarda io, lo so, ok? Ah, che razza di scocciatore. Devo semplicemente scansionare. Nessun pensiero? Ma scusa, riesco a scansionarlo? Ai giocatori non dovrei riuscire a scansionarlo, come mai? Togli il mouse, ragazzi. Ma che. Cosa? Cos'è che ho appena visto? Quel posto assomigliava molto a il distretto Utagawa. Qualcosa non va? Non ci sentiamo bene? Aspetta, l'ho appena scansionato. C'è qualche problema? È necessario che tu ti ricomponga. A differenza di qualcuno, sono nuovo in tutto questo. Mi aspetto un lavoro super da te, Mister Scorta. Sto bene. Sul serio? Meraviglioso! Allora possiamo andare. C'è qualcosa di strano. Come ho potuto scansionarlo? È un giocatore. Cosa ti trattiene, Neku? Nulla. Non dirmi che stai ancora pensando alla mail della missione. Ma per favore, è incredibilmente ovvio. X indica il luogo 70 più 74. 30 più 74, Neku. Dobbiamo andare a 104. Se ti trovi bloccato. Sarei molto felice di aiutarti, basta che tu chieda. Ti prometto che i miei consigli saranno esatti. Sei fortunata ad avermi come partner. Adesso lo strozzo e io ti do una mano. Oh, non posso dire di essere realmente interessato, ma te lo chiedo per amor di convenienza. Hai un nome? Neku. Neku, eh?
Affascinante. Ah. Va bene, Neku, andiamo. Enigmatico Joshua combatte diversamente dalla tua parte nel precedente Shiki. In che modo? Man mano che procedi sulla mappa combo, lui aggancerà sempre più bersagli. Quando raggiungerai il colpo finale, lui assesterà danni a tutti i nemici inquadrati in una volta sola. Se presente solo un nemico, Joshua può agganciarlo più volte per infliggere enormi danni. Quindi più io colpisco e più lui colpisce. Ok. Diamo un'occhiata qui. Tanto sono senza soldi, quindi è inutile che vado. Al massimo un panino mi posso comprare. Hanno abilità queste cose? Oh, forse. Dai, vado nell'ultima zona. Un attimo, ho visto qualcosa di strano. Queste due bambine tipo gemelle. Boh. Stavo dicendo mie, che sono? Dovrei andare. Aspetta, vedo la barriera. Volete superare questa barriera? Allora sconfiggete questi noise. Ok. Sconfiggo questi noise e poi interrompo la parte. Un'altra barriera. Quindi dobbiamo eliminare un po' di noise per attraversarla. Va bene, quale momento migliore per provare le mie abilità di combattimento? Non preoccuparti. Credo che persino tu sia in grado di starmi dietro. Devo farlo apposta. Deve farlo apposta. Semplicemente io gioco sul maggiore o minore. Maggiore o minore? Dovresti essere in grado di capire al volo. Pronto per un piccolo riscaldamento? Sì, sono pronto. Allora cominciamo, eh? Vai. Queste che cosa sono? In cima allo schermo di Joshua ci sono 5 carte numerate. Mentre combatti, progetti sulla mappa combo. Un'altra interruzione. Comunque, continuiamo. Mentre combatti, procedi sulla mappa combo fino a un valore che rispetta le condizioni sulla carta. Cioè, io mi devo fermare apposta per lui? Sarà un po' complicato. Abbina i valori per ottenere stelle. Ah, ci credete che mi hanno interrotto di nuovo? Questa è la terza volta. Allora, abbina i valori per ottenere stelle. Raccoglini abbastanza ed apparirà una grande spilla. Toccala per attivare la fusione di Neko e Joshua. Danneggia tutti i... Ok. Scusate, ho fatto una corsa e... Ho un po' di fiatone. Morite, granchi malefici. Cos'è questo? Fa cadere un masso. Interessante. Ma lo fa una volta sola? Vediamo. Ah no, più volte clicco e più massi cadono. Allora hai capito? Hai capito le basi? Ti interessa fare un altro tentativo? È abbastanza. Da adesso dobbiamo collaborare. Tu mi copri le spalle, io copro le tue. Suona bene, partner. Obiettivo raggiunto. Barriera superata. Premi e tiri lo stilo a contatto con un singolo punto e touchscreen per attivare alcun psycho. Premi un nemico. Ora premo un nemico per rinchiuderlo nel ghiaccio e impedirgli di muoversi. 5.000 yen. Joshua è una persona irritante per un'incredibile quantità di ragioni, una delle quali è che lui non può saltare. Invece lui deve evitare i colpi dei nemici. Per schivare premi la freccia giù e contro. Se gli tocchi i nemici che si avvicinano, schiva grazie ai loro colpi, poi contrattacca. Non ho mai schivato con il personaggio di sopra, non inizierò adesso. Ora cambio le spille. Allora, questa arriva fino al 5. Questa fino al 6. Questa fino al 5, 6.
Facciamo che metto questa. Ok, per qua ancora non me ne sbloccano le altre cose qua. Peccato. Vai, salvo e così abbiamo interrotto la parte. Come pensavo io, dopo il settimo giorno non abbiamo finito per niente, sta succedendo qualcosa. Comunque ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti.